Hola. Più nessuno. Se la passo un po'. No, vabbè. Hola. Baffoso. Siamo alle imprese coi gatti. Sì, ma lo dobbiamo sbloccare ancora quelli. Perciò vieni, giochiamo. Io qua sono. Livello 20, siamo 24. Presto, mostriamo a Kit. Il frammento. Come poi mi sono dovuto andare a rivedere perché avevano spezzato la spada. E vai avanti ora. Leggi tu. Meraviglioso. Che sciogli lingua, super cazzoloso. Scritto starti in su. Ah, giusto. È già startato. Mostra Kit e il frammento del re. Sì, ma abbiamo bisogno anche degli altri se vogliamo forgiare la spada del re. Devo dirlo, ma solo Otto sa dove è il prossimo frammento. Intendi Otto? Più grande fabbricatore di armi che si è mai vissuto. Più grande. Forse il più sporco. Canaglia e spelacchiato. Ah, bene. Non è. Non ho letto! Seguitemi. No. Secondo me ha detto qualcos'altro. E cominciamo da capo. C'è scritto seguitemi. Sì, ok, ma non lasciamo indietro. Re Lupus. Fattoria Gattaio. Ma vedi che c'è roba là. Mi ricordi come si fanno le cose? I tasti quelli di sopra. Sprecare tutto il male. Io e Otto abbiamo forgiato la spada del re insieme, sapete? Quanto si vecchia. Un giorno quel coltello prese e andò via. Miaug. Stai impazienti. Che ti cura te? No, non ho mano. Devo picchiare qualcuno per prendere un po' di mano. Spera che ti cura. Quanta cacchio di vita hai? Con tutti questi vestiti rossi. La lunga strada. Non è che si sente l'eco. Vediamo.
vedere come si vede. Giusto ragazzi, se non l'avete capito sino ad ora, il dannato 8 è un cane, vedete, talmente dalla parte dell'impero di Lupus. Sentito. Beh, sai com'è. Che sono i gatti fascisti questi? Show. Prima di costruire un ponte per collegare i due regni. Ma Lionel e Wolfen lo maledirono. E allora nessuno è più. Ci è più passato. Allora nessuno ci è più passato. Aprirò la porta per voi, ma non so cosa ci sia dentro. Fate attenzione. Il dottor Shaw rimango sempre dietro. Di vergogna. Andiamo! Il primo ponte. E chi è? Ah, te. Ci puoi fare con un frammento. Attenzione. Non crepare? Vieni qua, vieni qua. Ecco. Ah, sono lì. Devi solo scappare da quello, non puoi fare niente. Vieni da me, vieni da me. E sei di nuovo crepata. Pur ero deve essere Kit Kat. Portate Lionel da me. Sì, a papà. Che cosa fa? Fuia! Lionel Ricci. Noi siamo dal lato di Lupus. Fiu! Ci è mancato poco. Quando è che Fiu si scrive così? Ok, andiamo a trovare Otto Dog. Metro 25. Vediamo qua che c'è. C'è un cactus. Cactus ovunque. Libro dei primi re. Passo 7. I nostri anni potrebbero essere forti, ma siamo divisi, vedi? Non ascoltare i piani di Aelius. La vera pace è il nostro sogno. Per qua dobbiamo seguire la luce. Che siamo elettricisti.
Vediamo qua vicino due luci. Zamporto sotto, ci siamo già stati. Cazzo. Ah, quindi questo è una specie di collegamento interspazio planetare. Ah, sì. Quindi questo è il collegamento più semplice che c'era per arrivare qua, solo che evidentemente qua prima non era... Ah, sì. Questi sono tutti i portali per portarci in giro per il mondo, senza girare per il mondo. Ok, bloccato, buono. Ah, un cactus! Sì, sei pronto! E noi in questa caverna, dove vai? Sono una cosa. Vedi, i cactus fanno male, stai attento. Devo là, attenzione! Fantasmino. E non quelli tipo calzini. Cerca di evitarli che stai morendo. Ecco, esatto. Vieni, ti avvicini, fai magia. E poi spacchi tutto e li eviti. Aia. Yeah. What's up? Oh. Elmo soldato cane. Mi sa che tu. Spenso guadagnato più 20%. Ma quasi quasi. Soldi. Testa da vecchio maestro. Meno salute, più scudo. No buono. Qua l'abbiamo visto tutto. Sa, usciamone. Ma non mi convincono se queste cose mi dà ancora meno vita per darmi scudo. In ogni caso perderei i bonus ai danni. Non che cambia assai averli o non averli a sto punto. Questi cos'è? No, tutti in vita sa. O non lo so. Eh sì, perché tu c'hai il coso che ti dà più 63 di vita. No, ti dà più che di 63. Da me lo vedo. Questo mi dà più esperienza per... Non ti di questo, sei più carino. Ok. Certo, non sei come me. Sono un gatto. Uno soldato cane livello 5. Questo pure testa da vecchio maestro livello 5. Armatura del soldato cane. Ma infatti tu credo che dovresti completare il set. Questo mi dà più esperienza. Raga, mi dà meno danni magia.
Però sono, ripeto, sono pochi. Non mi tengo le cose. Dov'è? Che questo mi dava i danni da fulmine e i danni da ghiaccio. Quindi no, mi tengo quello che c'ho. Con il mio bastone del ghiaccio più 6. Oh, quello del fulmine più 4. Ma poi insomma non... Almeno, se non per cose specifiche, non... Non ci serve. Ah, sono morto io. Non morire, non morire, non morire. Senta, senta, scappa, scappa, scappa. Ok, grande. Vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua adesso. Medica. Come sono morto così velocemente? Mi sono distratto. Eccolo. Salve, guerrieri. Mi aiutate a cercare un fantastico tesoro? Barktandrai. Barktandrai. Non fa per te leggere queste cose. Drake, senza la Y. Cercatore di tesori. Il mio naso ha capito qualcosa di antico e magico. Di solito significa tesoro. Se potreste dare un'occhiata per me. Se per me sarebbe fantastico. Se poteste, lo potreste. Vediamo che c'è qua. Rovine un decimo. Attenzione a quelle palle. È la solita cosa. Raggruppate, congelate. Cazzarola. Questi non fanno danni come gli altri. Non so queste cazzo di palle. Che si sì, cose qua. Quindi li devo ricurare. No, non ho mai.
Cazzo di rombi. Mi rombono. Stronzoli. Veloce a picchiare. Non si applica tu. Chissà, c'è una bella spada. Sì. Un arco, qualcosa di ranged. No, ci ha fatto salire. Ci ha fatto salire quella testa da vecchio maestro. A sto punto forse conviene che te lo equipaggi. Così becchi meno danni. Tieni equipaggiato. Anche se sarai un po' più brutto. C'è un sacco di scudo in più. Vai, vai. Sono brutto. Però forse mi distingo. Insomma. È vero, ma che... Andiamo alla stazione di carica? Sì. Secondo me sono un po' sbilanciata. Vedi, non ti ha fatto niente la pallina. Andiamo alla baia a collare. Urf. Ah. Ma perché sti ricci abbaiano? La ricci. Andiamo a vedere sopra, non picchiamo quello. Sì, poi non dobbiamo ritornare indietro due volte. Dove pure tua distanza? Zampe curative. Ah. Puro. Sì. Ehi, facci la magia e puoi scappare via. Cioè,
Ma picchiando te lo ricarica, vabbè. Quindi devi picchiare solo quando sei senza manzo. O magari quando fai, ti fai lo scudo e picchi. Ce l'hai una magia scudo. Rigenerazione mana. E questo me la prendo forse o no? Rigenerazione mana interessante. Sto diventando più carino. Ok. Wow. Devo prendere tu il bastone del fuoco. Io non faccio le cose del fuoco. Scusa, adesso faccio io. Al momento c'era una spada. Ma però prendi il bastone del fuoco. Ti picchiamo entrambi a distanza. Hai questo. Che ti dà? Katana da ninja. Opportunità critica più 15. Ah, prenditi il bastone da fuoco che per ora. Katana da fuoco più 15. Sì, ma capito. Adesso fare le cose a distanza. L'unico inconveniente è che ci avrai meno vita. Quindi cerca di farti prendere. Non farti prendere, insomma. Ma la vita non... Anche se con quel bel gilet ce n'hai sicuramente più di me. Credo. No, ne ho più io. Perché ho più vita io? Ma a me la dava l'altro, qualcosa che avevo prima, la mascherina. Ah, perché c'hai sta testa che ti dà caccia un po' di vita. Però c'hai 120 di scudo. Dovrebbe essere una cosa buona. Attenzione adesso. Fai lo la magia dello scudo. Va bene. Che c'è? Non so più dei crampi. Vedi com'è? Vabbè. Non posso, tranquillo. Non c'è bisogno che ti avvicini adesso. Eh? Non c'è bisogno che ti avvicini adesso. Cosa? Per picchiare. Prova a prendere il tasto per picchiare. Non ti fa fare niente. Ok. Mi picchiare quelli adesso. Ehi. Cazzo, 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 cazzo. Spieta. No, cazzo, è veloce sto stronzo. Ah. Dovresti fare male tu con qualcosa di fuoco. Ma che un sacco di danni. Bravissimo.
Vai, spacca tutto. Yeah. Questo cosa? Ah, ci dà forse una magia. Stirpe reale, risvegliate il potere che c'è in voi. Wow. Imparato fiato in fulmine. Wow. Anche il mana è aumentato. Wow. Non prendo io fiato in fulmine che c'è il bastone. Cioè, no, non lo so, c'è il cappello, sì. Dove lo metto? Però devi dare più cose ai fulmini. Scudo veloce. Arti reali. Il cappello mi dà più 15 una cosa di fulmine. Vediamo com'è. Allora, da. Scusa, non ho capito, ma perché? Questa cosa chi l'ha evocato? Voce misteriosa. Ehi lì, attenzione, sono fragile. Ridere che ci sta. Sì, ragazzo, sono proprio il teschio per terra. Avete detto tesoro? Avevo uno scrigno del tesoro, ma non ricordo dov'è. Ma sono abbastanza sicuro che ricorderò quando riavrò il mio intero corpo. A tal proposito, sento una parte qui vicino. Sollevatemi con delicatezza e seguite la traccia. Kinemon. Ah sì. Incrocio tra Kinemon e Brook. Ah, yeah. Morendo, sono morto. Si vanno a morire. Si vanno a morire, a morire, a morire. Ok, grande. Ma come cazzo dovremmo seguire sto coso? Quindi questo lo giro di qua, poi di qua, di qua, di qua. Non so per cazzo. Però. Esatto. Sentire altre parti di edizione, c'è qualche posto dove posso riposare e pensare un po'? Uscite un posto, andiamo lì ragazzi. Io riposo. Vieni qua, qua devo riposare. Zitta canile. Un teschio parlante dite. Con uno scrigno del tesoro per tutto, molto interessante. Questo è un gatto, un cane perché fa miau. Sì. Sì. Grazie di aver dato un'occhiata per me qui. Oh, questo è interessante. L'usatina. Potresti mettere questo. Posto di questa testa. Beh, in effetti sì, mi muovo. Vai, vai, vai. Come toglie? Oh no, metti questo. Mi toglie la cosa. Io come sono bello! Sono indeciso se passare io.
Lo so. Ecco, lo so. Vabbè, mi curi tu. Livello 3. Si conviene che mi prendo qualche oggetto di livello più alto. Mi prendo questa io. Vabbè. E vediamo che altro trovare altri pezzi di cose. Ehi, punk, vieni qua. Vero, sono molto punk. Buone notizie, il teschio è un guinzaglio, il tesoro ci aspetta. Quindi lascerò che il signore dei teschi, il signor teschio mi spieghi tutto, ho ricordato un bel po' di cose. Sono Pundora e ho una maledizione, mi ha separato dal, è una maledizione, mi ha separato dal mio corpo. Il resto è in una tomba qui vicino. Prendetemi e andiamo, ragazzi. Il racconto di un cane e di un gatto. Sono tosti sti cosi. Ricordato, ero amica di un gatto, quindi Pundora, troviamo uno schermo del tesoro insieme, mi chiedo dove sia ora. Entriamo, sono già stato in questa caverna della zampa. Le mie bibbie non vibrisse, mi formicolano lì, ragazzi. Ma che sono le vibrisse? Ah, ah, fantasmio, ragazzi, sono senza mano. Vedi, allontanati, allontanati. Non riesco. Non spieghi di curva, non ho mano. Ma è morto. Mi ha ricrepato qua proprio. Aspetta, no, non c'è bisogno che ci vai, picchio. Non tanti, non tanti. Picchia e allontanati. Si chiama chitarra questa cosa. Picchi, va indietro, picchi, va indietro, picchi, va indietro, picchi, va indietro. Oh, guarda cosa sto facendo io, fai la stessa cosa. Vedi? Picchi, va indietro. Che c'è da vedere? Picchi, va indietro. Non va bene. No, dovremmo farlo avvicinare a quel posto. Sì. Ehi, vai via. Vieni qui. Vai, non scappi. Ok, andiamo. Vibris. Testa di Pundora. Oh, lo sapevate? Prendo lo scrigno del tesoro, vengono rilasciati doni speciali nel mondo. Da un momento che parlavo del scrigno ci venne data in dono la parola. Che senso? Il mio corpo ma non è ancora confortevole. Oddio. Ah.
sono più per male. Credo sia meglio che mi rimettiate le braccia che avete raccolto prima. Scatola e cani abbandonano la conoscenza della scienza. Poi combattemmo perché eravamo diventati avidi di quello che era rimasto nello scrigno. Oh. Attaccate la mia testa al corpo. Dai. Perché non mi sorprende? Perdonate. Dobbiamo picchiare lui, ma... è livello 30 pure. Tante palline così. Non è che tu sei veloce pure. Dammi quel soldo. Più, ho ripreso il controllo del mio ossa. Ci vediamo fuori, ragazzi. Dobbiamo picchiare di nuovo tra poco. Le ossa fuori controllo. È doloroso ricordare che ho perso un amico a causa dell'avidità. Ecco a voi. Spada da court. Da count. Da count. Ci facciamo questa spada. Più 6 danni, 51 vita. Questo è molto meglio in realtà. Quello dà più 20%. Ma che cazzata è sta spada? Io rimango come sono, grazie. Non vorrei ben vedere. Vieni qui, parliamo con Ciccio Pasticcio. Senza Ciccio. Appena ricordato cos'è. Nello 35. Va. Si è tolto lo scrigno lì. E dov'è l'applicatore? Ecco ragazzi, apritelo. Vediamo cosa esce. Esce l'amico Maut. Miau, miau. Lo scrigno è vuoto, è stato utilizzato per rinchiuderci. Aspetta. Ah, rinchiuderci, apri. Sono finalmente libero. Tu mi hai maledetto, ho cercato di sottrarmi l'ultimo tesoro dello scrigno. Ma ti è risucchiato e rinchiuso. Già, sono quasi riuscito a uscire quando alcuni seguaci una setta mi hanno evocato. Per stare così vicino. Per fare in modo di restare libero e distruggervi. Pensate che provi a fermare? Provateci. Mi sa che è debole al fuoco più che al ghiaccio. Dall'altro lato e c'erano gli altri ricci di là. No, sono crepato. Pure io.
tank. Problema Appet. Assassino di Mouth. Prova a tenermelo io questo qua. Vorrei picchiare quei due. No! Mi ha rotolato davanti invece di picchiare. Ma ce la possiamo fare. Basta che giochiamo come si deve. Ce la facciamo. Ce la faremo! Però secondo me non dobbiamo chiuderci. Dobbiamo cercare di fare in quel modo, picchiarlo e allontanarci, picchiarlo e allontanarci. Pa, pa. Il problema è che sono un 3. Sono di livello alto. Tutti biscotti. No, grande con lo scudo, grande. Yeah, fango. Zampa, alleluia. Non avevo sconfitto. Mi spiace che non siano rimasti i tesori nello scrigno. Ho fatto uscire l'ultimo tesoro qui per onorare il ricordo di Mount. È il punto in cui ci siamo incontrati per la prima volta. Volete sapere cos'era l'ultimo tesoro? Il tono dei giochi di parole. A Mount sarebbe piaciuto tanto. Ancora valere qualcosa. Andiamo a portarlo. I cicci pasticci. Vediamo che muori. Vuoi vedere che c'è poca energia? Stazione Rigattica.
Wow! E senza il ghiaccio. Grazie mia volte, mia quello che ci sarà di nuovo la pace. Uff. Andiamo a livello 30. Vediamo se... Che dici? Allora, c'è sta la Macremesi, la mazzetta corta, ascia da ranger, spada da gatto avventuriero. La migliore dovrebbe essere la Macremesi, in combinazione con... armatura da spettro. E testa del vecchio maestro. Oppure cappuccio da ninja. No, detto avventuriero. Boh, tengo questo. Che dice lui? Va ok? Muro di lupus. Potentissimo sta mossa. Dove ci eravamo andati? Prima mi pare. Sì. Il tempio arcano? Gente nemici. Non mi ha fatto leggere. Aumenta. Questo quando va a 200, vai. Tantissimo questo. Peloso, c'è regolativa, non possiamo fare più niente, questo è tutto 1200-1300. Ma questo l'abbiamo preso, non c'è di nemici. In realtà lo fa già di default. Quello che c'ho io congela. Dico, questo abbiamo potenziato. Sì, sì. Tutti rimedi ai livelli 4. Quindi questi due sono livello 3. E vabbè, andiamo. Miau. Baia tortuosa. Ah sì, spiegami quello, non faccio un po' di male. Che dici? Sono quelle facce da babè, la prima volta al muro? La nostra ultima linea di difesa, se quei gatti bastardi ci invadono, sapete? Ma non devi stare che sei un gatto. Vieni qua!
Sai che devo curarci. Wow! Stanco. Danno al cano chi lo fa? No, 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 no. Perché forse dobbiamo sbloccare ancora. Che cazzo? Non sei bravo. Mazza da vecchio maestro. Si può fare il set completo. Anche quello dove portava. Scusa. Tanto per sapere. Sempre qua. Attenzione, se poca vita. Mi fa un granché. E così più tu col fuoco a questo. Incrociate però. Due zampe. Sono debole al fulmine. E anche al fuoco, eh. Tutto è debole al fuoco sto pezzo di gioco. Attenzione alla pallina, alla pallina! Dai, ma sono sti cavoli di quasi. Sì, ne fanno tanti loro, che sono l'unico portale che hanno sti stronzo. Muoiono pure con le palline. Ma che cazzo? Che cazzo? Ah, ottimo. Yeah. C'è le palline. Mio tesoro.
Ti ha aumentato il livello? Ce l'hai già. Non so, hai solo più danni. Andiamo col cicciolino qua. Incontriamo finalmente Otto. Oh! Ci invito solo quattro. Sono andato a nord per raccogliere scorte. Dopo il più grande pubblicatore di aria. Oh. Andare a nord. Posso nuotare? Lo dici tu? C'è una cosa qua, uno scrigno. Ah, chiave d'oro del cacchio. Questo che dici? Senza collare. Alt. Un attimo. C'è un gatto, ci stanno invadendo. Ah, meno male, quindi questo gatto è il tuo prigioniero. Non possiamo comunque lasciarti passare, spiacente. Sono un po' confusi i tizi qua. Chi dovremmo chiedere aiuto? Un muro di lupus. Vai cane giù. Ah! Questo c'era prima. Biscotti per cani. Infatti venditore di biscotti si è fermato vicino alla città su di qui. Uff, andiamo alla città di venditore di biscotti. Qualcuno che non c'era, eccolo qua. Probabilmente siete i primi biscotti di questa. 1 milione di monete d'oro. Non potete permetterlo? Vendere biscotti. Il biscotti è proprio un affare. Veramente. Andiamo a prendere l'osso preferito. L'osso preferito. Ah, è. Te.
roba nostra. Aspetta, rimani qua, lo vedo io. E andiamo. Ci siamo passati qua, non c'è niente. Niente. Osso me lo regalò un amico d'infanzia, grazie. Già. Perché? Ah, papà. No, oh, sì, pausa. Oh, sgranocchio. E qua giù? C'è il buco vuoto. Sì, lascialo stare. Ah, non ci possiamo andare qua. Dental cactus. Bene, ne parliamo con così cicchio qua. Kirri. Buzzaglita. Che cazzo? Una città più avanti, forse 8 o no. Andiamo a vedere. Sono invece mostri che non ci attaccano di loro spontanea volontà. In continuazione. Ah, che cazzo. Riposino, riposino, riposino. Ora cosa hai letto? Perché non hai letto? No! Che appena 8 arriva! Deve essere rinchiuso, insomma. Insomma. Ok. L'ha minacciato tutto qua. Cosa la mia. Vabbè. Niente. Ho detto questo dato che era pericoloso andarci da soli. Le rovine Septenzing. Vediamo se siamo. Queste 8 no.
Ehi, un gatto giallo e un cane bianco. Voi siete quelli di lui, Wolfen ci ha parlato. Battiamoli, ragazzi. Ah! Che mo mi vuoi battere a me? Stai zitto, cane bau. E come siamo potenti, c'è questo qua. No, non fatemi male. Sabbie, prendilo. Se andate ora potrebbe non essere troppo tardi. Sabbie, prendilo. Cacchio sono le sabbie, prendilo. Eccolo. Forse. Ce ne sono dei lupi. Prendile qua. Ecco 8. Sicuro è questo. Voi due siete diversi. Come un hot dog mangiato in estate. Venite, allora mostratemi la vostra forza. Tutti sono picchiati, no? Qual è quel cactus? No? Forse un Final Fantasy almeno. Uffi. Come hai fatto a farti picchiare? Mi ha picchiato. Oh, ho capito, ci stavo lontano quando fai queste cose. Qual è quel cactus? Quello cactus, ritenuto cactus. Non hai capito la strategia. Ah, no. Attenzione, spostati. Però l'ho ammazzato. Voi due siete di stirpe reale. Sì, Otto vede e sa tutto. Venite, seguite nella mia umile dimora. Dobbiamo seguire. Guarda sto cane. Sto cactus. Ah, io non ho cosa che mi dà più una ricarica magie.
Non vedo forse quando picchio comunque. Fossa sabbiosa. Andiamo una sabbiosa. Che cazzo è sto qua? Questo gioco è direzionale, quindi dobbiamo fare attenzione alle cose che ci picchiano in diagonale e non. Vieni qua la fossa sabbiosa. No. Vabbè. Devi andare lì, alla casetta. Se poi non ti va più passare, qui c'è una guardia scema. Non penso. Abbiamo comprato quei biscotti. Ottodoggo, vediamo che ci dà di bello ottodoggo. Porco. Come zen. C'è di conoscervi. Otto san. È la crudele senza cuore di una Kit Kat vi ha mandato qui, vero? Perché ci hanno confuso? Sì, otto san. E noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per forgiare la, riforgiare la spada del re. Capisco, senza il ketchup non si può mangiare lo dog. Otto ti dà la chiave di Wolfhauser. Andate alle rovine di Wolfhauser. Il prossimo frammento sarà lì dentro. Ma prima di andare dovete migliorare le vostre armi. Parla con Otto per migliorare le armi. Cerca di migliorare il vostro Otto. Come cazzo è ambiguo. E dice, ne miglioriamo il nostro, i nostri hot dog. Vuoi giù per me? Ma certo. Fa freddo. Posso migliorare solo uno adesso. Dobbiamo migliorare altre cose, forse è meglio. Ok. Wolfen fa uso di molte magie. È un cane formidabile. Fate attenzione. Ok, le rovine di Wolfhausen sono a nord di qui. Mettiamo le zampe sul prossimo frammento. Vostre mia estosità. Vostra mia està. Andiamo a cosa che mia. Ci fermiamo qui al muro di Lupus. E ha fatto una certa lupusura. Ciao, buonanotte. Thank you.